A questo punto la diretta è avviata. Eccoci qua, buon pomeriggio, ben ritrovati a tutti voi che stiete in collegamento con noi in questo aperitivo con... Aperitivo con, con Comieco. Stiamo parlando in questi giorni nella Paper Week di Comieco di imballaggi sostenibili. Imballaggi sostenibili. Eh, L'abbiamo avuto come filo conduttore di tutti questi appuntamenti pomeridiani nel corso della settimana. Oggi ci concentriamo su un tema in particolare. Ci concentriamo sul tema della riciclabilità. Perché ovviamente per facilitare il riciclo degli imballaggi in carta e cartone, beh, bisogna che siano fatti. In un certo modo. Ne parliamo con una esperta, la professoressa Barbara Del Curto, che è docente presso il Dipartimento di Chimica, Materiali, Ingegneria Chimica Giulio Natta del Politecnico di Milano. Buonasera, benvenuta Barbara. Buonasera, grazie Laura, gentilissima. Allora, prima cosa direi che a questo punto serve fare un po' il punto sui uh, quantitativi, no? Perché se andiamo a parlare di riciclabilità, di come sono fatti, dobbiamo anche avere un po' le proporzioni del tutto e di come si muove l'Italia fino adesso, perché poi migliorare si può sempre, no? Esatto. Allora, gli ultimi dati Eurostat del 2020 parlavano del, di un aumento dei rifiuti del packaging eh, in quantità, soprattutto per carta e cartone, eh, che mh, toccano quasi il 41% diciamo, di tutti i rifiuti da imballaggio, ma questo comunque sia eh, dovuto anche, se pensiamo all'aumento dell'e-commerce dell'ultimo an dell anno e mezzo, anche a causa della, della pandemia che ci... Che ci sta colpendo. Però diciamo che anche se c'è questo aumento dei rifiuti, c'è un aumento importante e interessante delle nostre capacità di riciclare. Eh, si pensa che eh, dati come Eco eh, ricicliamo più dell'80%. Eh, e ehm, se pensiamo ai, anche a quelle che sono le direttive europee del 2018 che davano come target minimo da raggiungere entro il Uh, 2025, una percentuale del 75%, noi l'abbiamo già superata. Il prossimo obiettivo è nel 2030 ed è dell'85% come minimo. E visto come ci stiamo comportando in maniera virtuosa, molto probabilmente raggiungeremo questo target anche prima del 2030. Beh, questo mi sembra un'ottima notizia. Io devo dire, Barbara, no, perché chi ben comincia a metà dell'opera, come esatto. si sa. <ride> Eh, devo dire a tutti coloro che ci seguono che eh, se vogliono porre domande, se hanno questioni specifiche da proporre alla professoressa, ma in generale anche a Comieco, perché poi alla fine eh, sono loro che hanno organizzato e quindi possono rispondere. Eh, C'è sempre la sezione domande e risposte che è attiva e noi, se possiamo, rispondiamo subito, se non riusciamo subito, faremo in modo che comunque le risposte giungano a destinazione. Quindi dicevamo siamo a un buon punto. Eh, siamo avanti. Come siamo messi in Europa? Primi, secondi, terzi? Eh, ecco, diciamo oh. che, in, eh, <ride> che in Europa si guardano i dati aggregati anche con gli altri materiali. Siamo messi abbastanza bene: nel senso che gli obiettivi che avevamo eh, in, nella totalità li abbiamo raggiunti. Qualche materiale si comporta meno bene, qualcuno meglio, come ad esempio carte cartone, molto bene. Però ci metteremo diciamo, penso proprio al lavoro per rispettare gli obiettivi fissati. Allora, ci sono delle, delle comunque, de, delle traiettorie sulle quali muoversi, no? Non è che partiamo e andiamo per raggiungere i nostri obiettivi, ciascun per sedi o per tutti, no. Eh, cerchiamo di seguire delle linee guida, ad esempio quelle di, di Comieco, che ha già indicato un, un tracciato. Sì, allora il, la, il gruppo di ricerca eh, che coordino insieme agli esperti di Comieco e all'area prevenzione di Conai ha stilato proprio le linee guida per la facilitazione delle attività di riciclo degli imballaggi a base cellulosica. Ovviamente queste linee guida eh, le abbiamo stilate insieme anche a tutti gli attori della filiera quindi abbiamo intervistato anche eh, i produttori i raccoglitori eh, i, eh, le cartiere proprio per riuscire a capire quelli che sono, eh, quello che è il funzionamento proprio del sistema di riciclo e eh, oltre a capirne il funzionamento capire quelli che possono essere i limiti in modo tale poi da dare le indicazioni per facilitare proprio la parte progettuale e quindi riuscire poi ad avere un miglior riciclo ciclo. Ci sono delle norme specifiche ovviamente in, in materia da seguire, quindi sì, ci sono sì. delle linee guida che aiutano e c'è poi il, il faro, insomma, che è quello che poi sì. ti costringe a stare certo dentro alcuni binari, insomma. Sì, esatto. Allora diciamo che ci sono delle direttive europee, eh, come dicevo, una direttiva europea del, del 2018 che riprende una vecchissima direttiva del 94 che dà anche ehm, che ehm, insomma diciamo ehm, dava anche una indicazione una valutazione di quello dell'importanza del, del packaging quindi viene riconosciuto l'importanza del packaging poi questo può diventare rifiuto e bisogna prestare attenzione ovviamente al a progettare in modo tale che questo ma, che questi imballaggi possano poi essere riciclati però eh, diciamo Va, va sottolineata l'importanza dell'imballaggio sempre. Ehm, le ultime indicazioni arrivano dalla normativa UNI, la 11743 del 2019, e dal sistema Aticelca 501 del 2019. Diciamo che prima è nata l'Aticelca e dopo c'è stata la, la norma, e, e anche queste ci sono delle diciamo queste norme specifiche riprendono un po', diciamo che hanno le indicazioni su come ehm, eseguire proprio i test di riciclabilità. Quindi abbiamo la norma che, ci dà, eh, che riproduce in scala di laboratorio eh, quello che viene fatto all'interno di, di una cartiera. Ehm, dopodiché c'è questa valutazione, quindi una scala valutativa da una più a un B, A, B. C è un non riciclabile in base a tutta una serie di parametri. Sei parametri di processo, cioè ad esempio lo scarto che viene prodotto, quindi la, la, la percentuale di scarto grossolano, eh, la dimensione de dei fiocchi che si ottengono. Eh, poi pensate, quando, quando si fa il macero c'è anche una parte adesiva, quindi eh, diciamo eh, le parti di adesivi che ci sono. E un'altra legata poi a che tipo di foglio ottengo con questa carta riciclata, quindi diciamo più legate ai parametri ehm, di qualità del prodotto, eh, della materia prima e seconda che si ottiene, quindi il tipo di carta che tu ottieni, anche da un punto di vista di qualità ottica, naturalmente. Quindi diciamo che ci sono questi aspetti e questi sono strumenti molto utili anche per progettare, perché ovviamente tu puoi progettare un imballo e fare una valutazione del tuo imballo e della capacità di essere... Uh, riciclato. E mi ha incuriosito la questione della direttiva del 94 di acqua ne è passata sotto i ponti. Magari dopo ci, ci torniamo, perché adesso facciamo prima tutto un excursus generale. Le cose sono cambiate. A volte le direttive sono un po' più lente, non parliamo poi delle normative nel nostro paese. Sì, sì esatto, perché le direttive arrivano dalla Comunità europea e poi gli stati si devono adeguare e hanno tempi differenti per rispondere a quelle che sono le direttive. Però diciamo, Diciamo che quella è stata aggiornata, quella del 94, con l'ultima del 2018. Quindi diciamo molto recente, però ehm, adatto. No, perché pensavo anche ad esempio banalmente ai materiali che però sono, sono diversi, non sono più gli stessi, non possiamo comprenderli in una direttiva di così tanti anni fa. Nanocellulose, bioplastiche, mm -hmm. sono cose degli ultimi anni nell'uso comune. Sì, e anche questi sono materiali che, che, che ci ritroviamo. Ovvio, eh, io faccio parte del Politecnico di Milano in un dipartimento eh, dove si studiano i materiali e certo c'è tanta ricerca e si fa tanta ricerca. Se parliamo ad esempio di eh, nanocellulosa, direi che questo è un materiale molto interessante, nuovo, dove si fa... Che ha delle proprietà interessanti, eh, anche perché è molto leggero, eh, può essere trasparente. E la cosa interessante è che ehm, lo si può ottenere dagli scarti della cartiera per ottenere nuove proprietà in applicazioni differenti a valore aggiunto. Quindi diciamo riusciamo a utilizzare eh, degli scarti in, in, nuovi, in nuove applicazioni. Questo, secondo me, è un aspetto importante. Se parliamo di, di materiali biobased, eh, qui poi entrano anche tutto il, il problema della, delle bioplastiche, dei materiali compostabili, biodegradabili, ecco. Anche questi non li ritroviamo ovviamente, sono accoppiati spesso ai nostri materiali a base cellulosica. Se pensiamo al nostro packaging, a qualsiasi packaging, spesso c'è una, una finestratura. Quindi la, la parte anche di questi materiali è una parte che poi diventa scarto, e quindi diventa importante, ad esempio, progettare il prodotto, il packaging, in modo tale da poter separare, ad esempio, le parti. Facilitare la, la separazione delle parti è sicuramente ehm, diciamo uno degli aspetti che ehm, diventano fondamentali anche proprio come progettazione. Anche perché poi tutte queste parti entrano in una cartiera, quindi ovviamente. Vanno uh, devono essere individuabili e oscindibili, insomma, devono. Nelle cartiere si fa quel famoso impasto che è fatto: sì, va bene, uno fa la suo, no, il suo dosaggio e i suoi ingredienti, però deve sapere che cosa c'è dentro di volta in volta. Preparatissima, sì, eh, esatto. Avete preparato, <ride> Io, no, preparatissima, <ride> sì, c'è tutta una fase all'inizio prima di andare a fare il eh, proprio macello. C'è proprio una fase di selezione importante, è una fase anche di separazione quindi la separazione del, di quello che non è eh, carta quindi di tutto quello che poi c'è eh, può diventare scarto quindi eh, tutti quei materiali e la maggior parte ad esempio sono plastiche ma possono esserci anche metalli eh, ovviamente all'interno di queste eh, di queste varie fasi poi si fa il macero e lì anche all'interno del macero tutto quello che non è stato selezionato e separato prima in maniera meccanica in maniera ottica o manualmente perché ci sono tutte le varie fasi diciamo che ehm, c'è cioè quello che viene definito lo scarto del palper e anche questo scarto poi subisce una serie di, di processi però c'è un dato importante un, una nuova eh, un indagine, un indagine, indagine. indagine. Oh, grazie doxa realizzata per aticelca proprio dell'inizio dell'anno eh, che, mh, che mh, ha analizzato uh, le risposte su um, um, mille mh, intervistati dai 18 agli 85 anni e eh, queste persone eh, hanno dichiarato per il 95% che sono disposti a separare gli imballaggi per poter ovviamente migliorare eh, il, il fine vita di questi, di questi prodotti. Quindi diciamo che è un'indagine interessante e questo fa sì che eh, fa, ben sperare. Eh, fa ben sperare perché ovviamente il consumatore è sempre più attento e ha interesse a cercare del packaging che siano sostenibili eh, riciclabili e quindi se è disposto anche a investire del tempo eh, per separare il, i materiali differenti deve anche essere in grado però di poterli riconoscere e quindi mh, i produttori devono anche essere in grado di dare indicazioni eh, all'utente finale in questa, in questa direzione. La Ticerca eh, sta per mettere a un altro metodo proprio di valutazione anche della separabilità dei differenti materiali. Ma a questo proposito ora il consumatore, è, metto tra questi anch'io, è disponibile a, fare questa, a perdere questi secondi, perché purtroppo poi sono secondi che uno impiega nell'andare a cercare il bollino e stabilire che cosa ha in mano, se carta, plastica o qualcos'altro. Ecco, quindi da una parte c'è la facilità nell'individuare nella confezione il punto in cui viene messo il bollino, non è sempre così. E dall'altra c'è anche il fatto che alcune confezioni ci sembrano di un materiale, ma in realtà sono di un altro materiale. Esatto, qua. questo è un altro aspetto importante. Ehm, per rispondere però alla facilità o meno del, anche della separabilità, non c'è solo il bollino, c'è anche proprio la capacità di progettare, ci sono in alcuni casi anche dei packaging che nel momento in cui tu li apri si possono separare magari le parti, quindi io... Ho già aiutato il consumatore in fase di, di progettazione a separarli. Queste sono indicazioni che anche nella fase proprio del, del buon, progettare il buon packaging è stato trattato anche ieri, nell'aperitivo di ieri, questo, questo tema. Quindi diciamo che abbiamo tanti strumenti a disposizione. Questo ad esempio è uno e poi sì, ci sono materiali che sembrano altro e a volte questo è un bel rischio perché ci sono materiali che simulano un'altra cosa e eh, la prima impressione è butto il materiale nella Uh, diciamo, nel bidone sbagliato, e questo è un compito importante che hanno uh, le aziende di um, comunicare il modo più, più corretto uh, sulla confezione, senza dover per forza andare a vedere il bollino, ma anche cercare di dare una riconoscibilità ai materiali, quindi a, a dichiararli chiaramente anche con il colore spesso o a non mascherarli, perché a volte a non esatto. la carta è molto richiesta. se C'è una domanda a proposito negli eh. imballaggi che riguarda: frutta e verdura e, e la prendiamo subito però mm. dicevo la carta è molto mh, attrae molto questa è una ricerca mm -hmm. che aveva fatto lo stesso comieco e proprio per questo a volte a fini di marketing si fanno dei materiali che sembrano carta o anche a fini di conservazione del prodotto perché magari sì. serve anche perché serve un imballaggio che in realtà è di plastica viene un po' mascherato da carta perché è attraente però serve la plastica per la conservazione di quello che c'è dentro esatto nel senso che ci sono degli accoppiati ecco questi accoppiati eh, riuscire a renderli pelabili anche in questo caso quindi separabili eh, potrebbe essere una soluzione dopodiché ovviamente un'altra un soluzione è eh, ovviamente come come dicevi importante le proprietà barriera del, dei materiali polimerici la carta ha delle proprietà straordinarie ma eh, la proprietà barriera ad esempio non, non è tra queste e quindi accoppiarli con un polimero anche con uh, un film sottile di alluminio ehm, diventa importante per salvaguardare il prodotto. Uh, il cibo che può essere contenuto, quindi ad esempio, questo mh, sicuramente che magari ha più valore del packaging stesso, anche come impatto ambientale. E, la cartiera è in grado in questo caso comunque di um, lavorare anche questi materiali, diciamo, e comunque sia sì, ci sono questi, te questi test e quindi questa valutazione a Ticelca che ti va a riconoscere il grado di riciclabilità del tuo, del tuo packaging. Quindi diciamo che si sta lavorando in più direzioni, sia dal punto di vista della cartiera nel, nel poter poi riuscire a recuperarli in fase proprio di lavorazione. Se ad esempio riusciamo a, a, non, a non avere il, la doppia filmatura sui lati della carta, quindi in fase di spappolamento delle fibre, tu riesci a recuperare le fibre perché riesci a separarle, ad esempio, dalla parte polimerica o, o dal film di alluminio, riesci a recuperare le tue fibre, che magari sono anche fibre di valore. Quindi, questo e, si può fare. Certo, allora eh, la carta sporca si può riciclare, chiedono. Penso che la cartiera questo interessi relativamente, non lo so, <ride> Allora si è sporca allora, di unto di pizza, per eh, ecco, so intendere. Eh, que, sì, questo è, è un, 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 un dilemma. Sì, sì, è un classico. Allora, ehm, diciamo che che ci sono varie, varie indicazioni, nel senso che dipende anche tanto dal comune. In alcuni casi, ad esempio, ti dicono di, di nella, nel conferirlo nella, nel, nel compost, altri di metterlo nella, nella parte carta. Allora, diciamo che eh, la cartiera si sì è in grado di, di gestire anche questi, queste situazioni perché diciamo che abbiamo delle, delle ottime cartiere in Italia. D'altra parte è anche vero che si può conferire, ad esempio, magari si può ipotizzare anche in questo caso, di riuscire ad avere il, la parte a contatto alimentare separabile da tutto il resto in modo tale che la parte a contatto alimentare, quindi quella sporca, può essere messa nell'umido e l'altra parte invece può tranquillamente seguire la filiera della, della cartiera. Sul um, Comieco uh, ha un accordo un, di collaborazione anche con uh, i compostatori italiani, quindi stanno studiando anche la quantità ovviamente di, eh, di eh, materiale base cellulosica che finisce all'interno uh, dei sistemi di, di compostaggio italiani, perché anche questo è importante capire se eh, si creano delle difficoltà anche in questa, in questa filiera e non ci sono grossi problemi al momento, però diciamo che riuscire a riciclare e a progettare bene la separabilità anche in questo caso è, è molto importante. Prima di andare mh, su un'altra curiosità che ho rispetto alle cartiere, ehm, la domanda che era stata eh, posta prima invece sulla uh, carta che eh, ha, spesso viene utilizzata per frutta e verdura. Non c'è una richiesta specifica europea, credo sia una scelta di chi la commercializza su questo aspetto adesso scusa se approfitto di te no, no, per rispondere no no aspetta non, non vedo la domanda non ho e la domanda adesso non la vediamo più temo mm -hmm. ma ah no eccolo qua eh, packaging di plastica eh, viene spesso eh, sostituito mh, con carta e cartone quello per la frutta e la verdura è un mm. cambiamento imposto dall'Unione Europea se l'aumento di imballaggi di carta cartone composto Comporta più uso di alberi o si riesce a colmare il riciclo. Eh, allora, a parte la seconda parte, non mm. credo ci sia una richiesta specifica di imballare no. frutta e verdura nella no, carta. No, credo che sia stato un po' il problema del. Del della riduzione dell'uso sì, dell delle plastiche esatto, sostituire la plastica eh, tendenzialmente quella è l'indicazione che, che è arrivata soprattutto per quanto riguarda i diciamo i prodotti monouso eh, dopo, e come dicevi anche tu eh, piace molto l'idea di utilizzare più la carta perché ti dà questo eh, anche questo aspetto più di, di sostenibilità eh, non si abbattono più alberi comunque tutta la carta che viene utilizzata arriva da foreste certificate e ehm, ovviamente se è a contatto con, diretto con gli alimenti deve essere di fibra vergine, però ehm, comunque sia è, è certificata e è controllata. Mm. Per il resto poi abbiamo tutta il, il, la, la carta da macero e quindi rigenerata. Rigenerata benissimo. Quando eh, invece torniamo alle cartiere, arrivano questi nuovi materiali alle cartiere. Ehm... Non creano danni oppure come, come, cioè, come si comportano rispetto a queste novità le cartiere? Le cartiere, allora, innanzitutto, allora, di, di, mh, le cartiere da sempre eh, si ritrovano con materiali più disparati, si ritrovano anche con metalli, se soltanto pensiamo ai punti metallici sul, su tutti i nostri fogli di carta, quanti li tolgono, quanti non li tolgono? Quindi diciamo che si trovano veramente di tutto. A volte puoi trovare anche. Del, del vetro, della sabbia. C'è una eh, pulitura quindi... precedente, sì, io in una settimana di Comieco ero andata a visitare eh, anche sì. dove si raccoglie tutta la carta, sì, in quel caso sì. di Milano, quindi sì. c'è già una prima scrematura, quello sì, che arriva sì. nel cartiere è già stato un po' pulito. Sì, sì, c'è eh. sì, stata una separazione nel quale mm. separazione, quindi uh, hai visto probabilmente sia una separazione diciamo, meccanica, meccanica che manuale. Ottica, ma, eh, esatto, ci sono tutti i vari step, quindi arrivano queste, queste balle in cartiere era già diciamo suddivise anche per codici All'interno puoi trovare però dei materiali polimerici, magari che sono sfuggiti, eh, però stiamo parlando comunque al, al, al di là dei materiali polimerici, dei polimeri, della plastica tradizionale. Tutti questi nuovi materiali biobased ehm, al momento sono ancora in percentuali molto piccole. E comunque in fase di eh, realizzazione proprio del, del macero, ehm, riescono in cartiera ehm, a, a separarlo. Quindi riescono direttamente nel palper, cioè in questa grande centrifuga dove abbiamo acqua e, e queste lame che vanno a eh, sminuzzare, anzi a dividere proprio le fibre, si riesce poi con i vari filtri, sistemi di filtraggio e di grate a separare quello che è il materiale, la fibra che interessa a noi recuperare e quello che è altro, tra cui altro possono essere veramente anche questi polimeri biobased. Che ci faccio non... con questo altro? Con questo altro al momento eh, è scarto di palper, eh, sì, è scarto di palper, ci puoi fare, diciamo che qualcuno sta iniziando a cercare di capire come lo si può utilizzare, può riutilizzare per produrre magari, che ne so, pallet, quindi qualcosa d'altro, un... ecco, il problema, poi c'è tutta la questione normativa del fatto che è uno scarto, se è un rifiuto, non è una materia prima-seconda, insomma, ci sono ancora un po' di... È lì lì È per la, la famosa so storia della normativa che deve inseguire le, le industrie e la tecnologia a quel punto. Esatto. Perché anche uno inventa una maniera per recuperare quello scarto, ma in realtà non lo può ancora fare, lo può fare a livello sperimentale finché non c'è una legge che ti dice che lo puoi fare. Esatto, sì. Però ci sono tanti e la, eh, abbiamo bisogno anche di fare anche tanta ricerca da questo punto di vista. Al momento poi diciamo che le cartiere non hanno uno scarto così eh, importante, qua no, importante le co i quantitativi non sono ancora così importanti, perché eh, lavorano molto bene queste cartiere, quindi dobbiamo essere orgogliosi anche di questo, diciamo. Abbiamo alcune sì, cartiere proprio tutto, specializzate. Eh. Sì, anche di tutto quello che fanno per diciamo, pulire i reflui, no? perché comunque la, la cartiera usa tantissima acqua, e sono cambiate tantissimo, ecco, rispetto a quello che erano all'inizio, sì. non lo sì, so, sì. insomma, l'idea che abbiamo tradizionale della cartiera noi della mia età, diciamo, e vegli arrangiata a capire qual è. <ride> però ecco insomma la cartiera uno non voleva andare a fare il bagno vicino alla cartiera sul lago e invece adesso è cambiata un bel po' sì 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 viene, viene tutta, tutta l'acqua viene trattata all'interno delle cartiere eh, passa da vasche differenti e viene rimessa nel fiume eh, senza nessun problema quindi diciamo che poi ci sono i refui che, che vengono poi trattati eh, come rifiuti ma eh, diciamo che c'è stato veramente anche qui un passo, un passo in avanti dal, dal punto di vista del, delle acque, e quindi del, del controllo delle acque. Una domanda, non so se la vedi, Barbara, riguarda la normativa italiana, e la domanda è se è diversa da normative presenti in altri paesi europei, è più o meno severa. Allora, anche qui eh, se parliamo, eh, diciamo che ci sono, dipende poi da che tipo di normative stiamo parlando. Per quanto riguarda le direttive europee di cui parlavamo all'inizio sulla percentuale di riciclo, eh, vale per tutti, cioè. Le direttive sono quelle europee e poi ogni Stato uh, deve eh, mettere in atto tutte le buone pratiche per, uh, per, per um, attuare, raggiungere, certo. sì, raggiungere l'obiettivo. Um, per quanto riguarda uh, l'atticelca, si sta cercando di trovare una... Eh, un accordo a, a livello europeo, quindi di riuscire ad avere tutti una stessa visione di quello che è uh, il, il valore del, diciamo, di riciclabilità del, del, del packaging. Quindi c'è questa, questa volontà ovviamente di armonizzare le, la valutazione del, del packaging. C'è un'altra domanda? Eh, sì, sì, sì. Eh, te la leggo, la leggo per tutti, va mentre tu la leggi. Allora, vorremmo sostituire l'attuale packaging, sacchetti PPL, con dei sacchetti di carta. Se cucio un sacchetto con del filo in puro cotone, poi può essere gettato interamente nel bidone della carta. In questo caso, il filo di cotone, essendo fibra, può essere abbinato alla carta. Bisogna fare un test a Ticelca. Perché ecco. bisogna vedere le, le percentuali adesso detto così su due piedi, non no, no, certo. no, Però diciamo che anche in questo caso. Però non l'hai escluso. Si possono, si possono fare no, perché dipende, basta che il, diciamo che la prima indicazione è, deve essere il 51% percentuale base cellulosica, quindi eh, fatto di carta deve essere e poi bisogna vedere come, come si comporta per quanto riguarda le altre, gli altri aspetti. Quindi... Quindi, quindi non buttiamo via la possibilità insomma no. bisogna lavorarci bisogna studiare ma si potrebbe anche fare e, dunque e tu, tutto questo ovviamente fa bene a noi fa bene al pianeta fa bene anche al raggiungimento degli obiettivi che abbiamo per il no dell'agenda 2030 quindi insomma davvero possiamo fare le cose anche noi cittadini Sì, dacci una speranzina non ci vuole sì, solo sì, sì ricerca no, ecco. vabbè noi come Prima cosa, se mi è consentito dirlo, io a volte vado giù al bidone della carta di casa mia, vedo la gente che raccoglie la carta nel sacchetto di plastica e mi dico, vabbè, sei così bravo che fai anche l'ultimo miglio, togli questo sacchetto. Questo per esempio lo possiamo fare tutti. E poi, insomma, da lì si procede. Meglio, esatto. Credo. Sì, 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 esatto. L'Agenda eh, 2030 dà queste indicazioni di questi obiettivi di sostenibilità da poter... Eh, da dover raggiungere e credo che ognuno di noi sia possa fare proprio la, la propria parte. Eh, i, I giornalisti I giornalisti possono fare tanto. No? Io credo veramente che abbiate un ruolo importante anche di informare proprio tutti. Eh, L'università, il Politecnico, fa sia formazione che ricerca, e credo che, che sia uh, un, un compito altrettanto importante. Com anche lei attiva sinergie, riesce a promuovere la conoscenza. Può eh, creare proprio anche mh, io credo che sia importante anche riuscire a creare eh, sinergie. Eh, lo, vedo, lo vediamo noi come Politecnico, lavoriamo insieme ad altre istituzioni, ad esempio con Innovab, con Comieco, insomma cioè a creare relazioni con, con diciamo con tanti attori del. Del mondo, anche della ricerca e anche della filiera. E il cittadino può fare il suo, cioè può avere un comportamento sostenibile, può riuscire a fare quell'operazione anche di separare, l'ultimo meglio, di separare i materiali e conferirli al, al, giusto, al giusto bidone. Sì e alla fine il legislatore cogliere tutti questi input perché poi abbiamo visto nel corso degli anni insomma in Italia alcune situazioni trascinarsi per lungo tempo, non risolversi perché mancava quel pezzettino, mancava la legge, mancava il decreto attuativo quindi c'è tutto un procedimento sì. che va fatto insieme come dicevi tu. Sì sì deve, essere, deve esserci una sinergia tra tutti. Allora, eh, noi siamo giunti più o meno al termine di, di, di questo aperitivo con che è anche come dicevo eh, l'ultimo della serie della Paper Week di, di quest'anno. Qualcuno chiedeva se eh, gli appuntamenti persi possono essere recuperati. Sì, saranno sul sul sito di Comieco nei prossimi giorni, quindi non, non vi perdete niente. Se vi abbiamo incuriosito rispetto agli appuntamenti precedenti, li potete recuperare senz'altro. Eh, ci sono ancora e qui Devo un po' segnalarli sia pure molto rapidamente degli appuntamenti in corso nei prossimi giorni perché la paper week si conclude il 18 e quindi eh, ci sono due o tre cosette che potete ancora fare nei prossimi giorni ad esempio eh, il live quiz in diretta streaming con i cittadini per aggiudicarsi premi in palio che, che è sempre una bella cosa e poi anche altri, altri appuntamenti che trovate sul sito di, di Comieco che sono lì ben organizzati nel programma della settimana della paper week. E Barbara, noi ci diamo magari appuntamento alla prossima settimana paper week. Perfetto, grazie mille, grazie dell'invito, buon fine settimana a tutti. Grazie a Barbara Del Curto, ricordo è docente presso il Dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica Giulionatta del Politecnico di Milano, grazie a tutti voi, grazie a Comieco per aver organizzato questa settimana e buon proseguimento, in bocca al lupo a tutti. Grazie.